Il mese di settembre e la prima parte del mese di ottobre era previsto il completamento dello spostamento dei sottoservizi con il riallacciamento delle nuove linee con le linee esistenti e la dismissione, diciamo, del tratto di linee, tubazioni e compagnia bella interferenti con gli scavi. Quindi ad oggi questo mi viene confermato, quindi io mi attendo che da metà ottobre in poi possa finalmente partire il cantiere principale con gli scavi. Come da cronoprogramma, l'arrivo delle ruspe in via Fiorentina per lo scavo del sottopasso è previsto per metà ottobre, una volta concluso l'intervento sui sottoservizi. Nella zona è anche nato un comitato di residenti e commercianti che da tempo chiedono un maggior coinvolgimento all'amministrazione comunale. Io personalmente sono ovviamente aperto a qualsiasi dialogo, a qualsiasi confronto. Chiaramente l'input e l'obiettivo è quello di realizzare l'opera, quindi cerchiamo il modo di ottimizzare e trovare una sinergia tra la necessità di realizzare l'opera e di minimizzare gli impatti su cittadini e sulle imprese. Io questo mi sto impegnando personalmente, non garantisco, ovviamente ci saranno dei disagi, è inutile nasconderlo, però vediamo poi di fare degli incontri quando ci sarà un cronoprogramma esecutivo da parte dell'impresa. Ora non anticipiamo troppo, perché 15 giorni di ritardo o 15 giorni di anticipo potrebbero poi sfasare sui tempi in cui ci sono le chiusure o meno, per cui va visto un po' di volta in volta. Potrebbe essere invece vicina la svolta per il cantiere di via Fabio Filzi, dove dovrebbe sorgere la nuova sede della Polizia Municipale di Arezzo. Proprio oggi pomeriggio c'è un incontro con tutto lo staff del comune, i vari settori, per esprimersi sulle proposte che il soggetto finanziatore ci ha fatto. E, dal mio punto di vista, secondo me è processabile la proposta, e quindi anche lì, se tutto va bene, i lavori dovrebbero ripartire a breve. Il soggetto esecutore c'è già, è stato già nominato, individuato.